Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Innanzitutto continuo a ringraziarvi per il continuo supporto che stanno ricevendo i video, gli ultimi due video scorsi su My Hero Academia, ne sono felicissimo. Secondo, il tema del video di oggi. Oggi parleremo di Mirio nello specifico, anche se c'era già un mio vecchio video, che però non so se dovrò rimuovere per il copyright, poiché ho messo una piccolissima scan di manga e già, bam, non dovevo aspettarmelo, dovevo almeno cancellare quello che c'era scritto nei comics. E questa volta però c'è anche il supporto dell'Ultra Character Book. C'è qualcuno che magari c'aveva l'Official Character Book, qui c'è l'Ultra Character Book, che momentaneamente è acquistabile solamente in alcuni siti giapponesi. Vi chiedo solamente di non dirmi dove lo leggi, dove fai queste cose. Ragazzi, c'è Google, si cerca, anche io non sapevo dove leggerlo. E l'ho trovato da solo, praticamente, è uno dei primi due link, sapete già cosa scrivere per leggere un manga barra libro, no? E prima di iniziare, come al solito, vi lascio qua sotto in descrizione il link di Beautiful Halo se volete acquistare qualche felpa, maglietta, action figure, accessorio per cosplay, o magari qualche cappello, non so, hanno messo addirittura mutande e calzini del vostro anime preferito, i pigiami. Scegliete insomma l'anime, grazie a questo link qua sotto, e riceverete uno sconto. In più, se supererete un tot di spesa, riceverete un ulteriore sconto a quello che già avrete. E niente, detto questo, direi di iniziare. Prima di iniziare ci tengo a scusarmi per il video di due giorni fa e precisamente parlo di quello sulle bugie di My Hero Academia perché ero abbastanza nervoso, si è notato per fatti personali che ho riscaricato sul video. L'ho editato tramite l'editor di YouTube e qualche parola un pochino forte a gusto mio, vi ringrazio per avermelo fatto notare, è stata rimossa. E in questo video vi dico anche che avevo fatto una battuta dicendo che Mirio era un campione d'apnea praticamente con la vista e basta, senza avere tutti gli altri sensi. Sapevo già come funzionava il quirk e infatti lì c'è stata un'inesattezza che qualcuno mi ha fatto praticamente notare, che però avevo già corretto perché molto tempo fa ho fatto un video su Mirio Togata e come vi ho già detto per copyright probabilmente quel video sparirà da YouTube. Purtroppo quando uno è senza copione succede questo, sapevo già come funzionava il quirk però ci tenevo a farvelo sapere. Ci sta comunque che su 900 video e passa sbaglio a parlare in un video, comunque il modo di pormi, siccome sono sempre stato calmo su YouTube, a parte qualche 1, 2, barra 3 video su 900, non mi va insomma che passi un messaggio diverso del mio personaggio. E tra l'altro ringrazio Mike che prima di fare questo video mi ha fatto anche notare che sta per uscire la quinta stagione. Non si sa se a fine 2020 o a inizio 2021. Sono strafelice. Ma adesso parliamo di Mirio. Per parlare di Mirio bisogna avere una parola a mente. Determinazione. Ogni volta che parlerò ricordatevi la parola determinazione. Per capire quanto Mirio sia superiore a tutti gli studenti della UA, probabilmente anche ai due dei Big Three e a tantissimi villain con cui si è scontrato. Non a caso Mirio è considerato uno degli studenti più potenti della UA insieme a Neijiro Ado e Tamaki Yamashiki, noti collettivamente come i Big Three. Mirio ha in particolare ottenuto enormi encomi per il suo operato da stagista o comunque da studente dello UA che ha preso parte a missioni importantissime grazie alla sua tecnica straordinaria e capacità di combattimento unite alla sua personalità carismatica. Ed anche per questo che Naitai lo aveva raccomandato ad All Might come suo successore per il potere del One for All. E sempre grazie a Naitai, oltre ad avere questa forza disumana Mirio che ha allenato in tutti questi anni da quando ne aveva 6, è riuscito a raggiungere anche grandi capacità deduttive che gli facevano capire da dove arrivavano i colpi degli avversari e in qualsiasi modo riusciva ad evitarli. Ricordiamoci che è stato in grado di sconfiggere 18 studenti su 20 della UA, soprattutto della classe primo A, probabilmente il primino più forte di tutti per il semplice fatto che sono gli unici ad aver avuto degli scontri in prima persona con dei villain. Gli altri due non è che non li ha sconfitti, semplicemente non c'erano, ovvero Shoto Todoroki e Katsuki Bakugo, i quali purtroppo non avevano la licenza provvisoria.
mentre invece Bakugo sappiamo che era addirittura anche agli, tra virgolette, arresti domiciliari e a fare le pulizie dentro il dormitorio. Tutto questo potere, questa potenza e questa forma fisica l'ha raggiunta solo grazie alla sua determinazione. In poche parole, se Mirio vuole una cosa, grazie alla sua determinazione la ottiene. Ed ecco cosa ha reso il Quirk forte, la padronanza della previsione delle mosse nemiche più le sue abilità fisiche. Vi voglio anche ricordare che ha sconfitto tutti quanti con un solo pugno all'intestino, ma torniamo qualche passo indietro sempre nel medesimo episodio. C'è una cosa che ha detto Neji Readō che mi ha colpito, ovvero, stai attento Togata, ricordati cos'è successo con l'ultimo ragazzo che hai sfidato a una prova del genere. Addirittura il ragazzo si era ritirato da scuola e ha rinunciato al suo sogno di diventare un eroe. E qui io, a primo impatto, ho pensato: questa persona è un mostro, non ha emozioni. Secondo me è un po' alla Bakugo, anche se è un po' troppo estremista come pensiero, è quello che ho pensato per la prima volta. E scusate anche il gioco di parole. Invece poi piano piano, un po' grazie al suo carisma, al vederlo sempre sorridere, ancor prima che lo dicono, lo noti che Mirio sorride spesso, e poi con il nome Lemillion, che sappiamo tutti il significato è perché lui vuole salvare un milione di persone, eccetera, eccetera, con questi insieme di piccoli concetti capisci chi è realmente Mirio. E adesso vorrei toccare un concetto sul perché lui stesso dice spesso all'interno del manga e all'interno dell'anime che il suo quirk è scarso, ma è riuscito a renderlo un quirk potentissimo, che in mano a qualcun altro probabilmente sarebbe inutile. Il suo quirk è la permeazione, il quirk gli permette di diventare immateriale, quindi di smaterializzarsi del tutto, quindi neanche l'aria, neanche la luce possono toccarlo, poiché passano attraverso di lui. Lui non è materiale, non è materia, e questo gli permette di tangere qualsiasi materia, passare attraverso il muro o il terreno e addirittura arrivare senza allertarli alle spalle dei nemici, ed è qualcosa di devastante. In più, se lui torna allo stato solido mentre attraversa gradualmente qualcosa, il suo corpo viene sbalzato, o meglio respinto verso l'esterno, quindi immaginiamoci la sua forza. E qui è il primo punto che vi ho detto dei due punti su come ha fatto a rendere il suo quirk potentissimo: capacità fisiche. Quindi immaginiamo la sua forza dopo questa respinta al di fuori, che comunque gli dà maggior spinta e maggior velocità, unita alla sua forza, alla forza di un suo pugno, magari che esce da sottoterra e arriva un montante sul mento di un avversario, sicuramente quello va a KO con un unico colpo. Ed è qualcosa di veramente devastante. Questa è la sua arma, la determinazione. Il secondo punto, beh, ragazzi, è semplice. Ve l'ho già detto, è la previsione che in qualche modo gli ha insegnato Naitai. Come prevedere un attacco nemico e cercare di evitarlo. Mentre Mirio è immateriale, prova una sensazione di caduta per il semplice motivo che tutto gli passa attraverso, comprese luce, suono e aria. È praticamente, passatemi il termine, un corpo senza i cinque sensi. E grazie a questa capacità di schivare, immaginatevi lui che riesce a capire come prevedere un pugno nemico, usa di botto la permeazione e scarica un contrattacco con la sua potenza fisica. L'unica cosa che ha potuto fermare Mirio è stato proprio quel dannato proiettile di droga, che era inevitabile, soprattutto per un eroe come Mirio, che ha deciso di lasciarsi colpire per difendere una bambina indifesa. Ed è proprio qui che arriva la parola determinazione un'altra volta, perché è quella l'arma più forte di un eroe del genere. Mirio senza Quirk tiene testa a Kaichisaki fino all'arrivo dei rinforzi. Quindi, mi volete ancora dire che è il Quirk ad essere forte? O Mirio, che è un genio, un colosso per abilità fisiche e uno stratega con delle tecniche assurde? Qui di seguito vi riporto le analisi dell'Ultra Analysis Book. Mirio ha un 3 su 6 sulla potenza, un 5,5 su 6 alla velocità, in più un 6 su 6 riguardo la tecnica,
che scusatemi se sono ripetitivo, ma secondo me tecnica viene sostituito da determinazione. Infine un 4 su 6 in intelligenza e c'è un dato relativamente scherzoso che è un 1 su 6 sul coordinamento vestiti. Il video finisce qui, però voglio rispondere a una domanda che riguarda la armatura di Lemillion. Mi hanno chiesto in molti perché Lemillion, quando deve sfidare la prima A, si mette a nudo praticamente e permea nel terreno, ma quando deve combattere con Chisaki, il costume da eroe non gli si leva quando si smaterializza, per il semplice fatto che il costume di Mirio è prodotto con i suoi capelli, che contengono fibre speciali, le quali, quando attiva il suo quirk, gli permette di far diventare immateriale anche la sua armatura. Questa cosa però non funziona con il casco, perché quando utilizza il quirk, il casco è destinato a scivolare via. Niente ragazzi, questo era il video che volevo tanto fare su Mirio. Adesso aggiungo il mio commento finale, perché secondo me Mirio, scherzi a parte, io ho sempre pensato che sì, gli anime insegnano qualcosa, ma probabilmente più quando sei bambino, sai, guardi Dragon Ball, capisci cos'è un'amicizia, il valore per la costanza nel fare le cose che ti insegna Goku con la costanza negli allenamenti e viene dimostrato da Gohan, visto che non si allena e diventa ciò che è, anche se senza fare spoiler nel manga stiamo vedendo come sta migliorando. Non pensavo che alla mia età un personaggio poteva insegnare tanto. Mirio Togata ci ha insegnato ancora con più forza ad essere determinati su qualsiasi cosa che facciamo. E niente ragazzi, il video finisce qui, spero vi possa essere piaciuto, iscrivetevi al canale su cuore fatto, non ti attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi video, noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video, plus ultra.